nuova inchiesta a bordo della Grimaldi, ma questa volta non parleremo di viaggi, ma entreremo direttamente nel cuore della nave. Ecco che cosa abbiamo scoperto. Ricorderete che la scorsa settimana vi abbiamo portato a spasso per il Mediterraneo con una bella nave Ro-Ro, un traghetto roll-on, roll-off. Si tratta della Cruise Barcelona della Grimaldi. Ma non è tutto, vi abbiamo fatto vedere tutte le parti naturalmente aperte al pubblico e ovviamente aperte agli amici camionisti. Questa volta vorremmo farvi vedere la parte più riservata e naturalmente più interessante della nave. Si tratta ovviamente della sala macchine. Sala macchine dove pulsano 4 12 cilindri a V di 60 gradi. 12 cilindri che sembrano proprio quelli della Ferrari, un pochettino più grandicelli, 460 mm di alesaggio, 580 di corsa per 13.860 kW ciascuno. E pesano solo 166 tonnellate. Sono veramente grandi e imponenti. E andiamo insieme a vederli col direttore di macchina. Siamo col direttore di macchina Giuseppe Liguori che ci ha illustrato tutta la sala macchine, ma dato che lì non si può parlare, che motori sono? Quanti kilowatt hanno? Allora, sono 4 motori Wärtsilä da 12 AV, da una potenza di 13.860 ognuno, quindi ci abbiamo, adesso siamo in navigazione con 18.000 kilowatt su un asse e 18 su un altro asse, quindi un totale di 36.000 kilowatt di potenza stiamo sviluppando adesso. In più ci abbiamo altre 1.200 e 1.200 per la corrente elettrica di bordo. Perché chiaramente quando i motori non sono funzionanti e la nave è ferma, la corrente elettrica deve essere generata comunque. Sì, infatti ci abbiamo altri 3 gruppi elettrogeni che sono da 2500 kW l'uno e sviluppano, diciamo, la corrente per i servizi di bordo quando siamo fermi in porto. Ecco, lei mi ha parlato prima anche dell'acqua. Sì, abbiamo 2 evaporatori che producono 2 tonnellate di acqua ciascuno all'ora per i servizi sempre di bordo, passeggeri e cose. E poi un'ultima domanda, prima abbiamo parlato di una pompa che serviva per la zavorra, cosa serve esattamente? Vabbè, la zavorra serve per dare la stabilità alla nave secondo il carico che abbiamo a bordo, quindi se siamo più carichi diciamo di camion e macchine, noi diciamo ci regoliamo sulla quantitativa di acqua ritenuta a bordo di zavorra per la stabilità della nave. Benissimo, un grazie al direttore di macchina e, come dire, vi ricordo che se non vi imbarcate dovete essere compensati con altrettanta acqua, perché sennò la nave non è stabile. Avrete visto che questi 12 cilindri sono un pochettino diversi da quelli di una Ferrari, un po' più grandi. Teste singole, grandi come uno scatolone molto grande, con 4 valvole per cilindro, che tra l'altro si possono cambiare mentre la nave è in navigazione, che è un fatto essenziale per la manutenzione e l'affidabilità del sistema. Però la cosa veramente particolare è che questi motori funzionano a oltre il 90% della potenza per 22 ore al giorno, tutti i giorni dal 2008, e questo sì è un bel record. Nel prossimo servizio andiamo a scoprire un po' più da vicino Faircam, ovvero una grande realtà nazionale che opera nei trasporti con il Nord Africa. Ecco a voi il servizio! Sono gli anni del primo dopoguerra quando Eduard Baumgartner avvia la prima idea di trasporto. Baumgartner è il pioniere che sviluppa l'attività di corriere locale dal paese nativo di Fiè verso la città di Bolzano.
Un piccolo corriere che guarda oltre i confini della provincia e che negli anni 50 sviluppa l'idea acquistando la Fercam, che con 5 camion era stata costituita per fare il carrellamento ferroviario dalla stazione ferroviaria di Bolzano alle industrie locali. Da qui il nome Fercam, cioè Ferrovie Camion. Le idee di Fercam si moltiplicano anno dopo anno, stagione dopo stagione, chilometro dopo chilometro, trasporto dopo trasporto. Così nel 1975 la società espande il proprio core business implementando il trasporto combinato e, 2 anni più tardi, avvia lo sviluppo delle filiali in Italia. Qualità. È il principio che ha sempre sostenuto l'impegno professionale di Fercam, che in oltre mezzo secolo di storia ha consolidato la propria presenza in Italia ed in Europa, proponendosi come il partner ideale nel trasporto e nella logistica. Le idee di Fercam sono sempre in movimento. Fercam oggi è presente sul mercato con 5 divisioni operative. Distribuzione Italia. Distribuzione internazionale. Logistica. Air and Ocean e Full Truck Load. Fercam, idee in movimento. Camion a pieno carico targati Fercam. Quando l'esperienza è la direzione ideale che indica la strada del futuro. Fercam, nel settore del Full Truck Load, da oltre 50 anni opera a livello europeo, sia nel trasporto strada, general cargo e recentemente anche settore fresh, che nel trasporto intermodale strada rotaia. Grazie agli oltre 2200 unità di carico, Fercam da sempre punta ad offrire un servizio di qualità ed alto valore aggiunto. Mezzo secolo di trasporto che ha proiettato la divisione Full Truck Load ad offrire alta specializzazione in Europa, dal nord al sud, dall'est all'ovest. Fercam c'è con le sue filiali. Un know-how valorizzato da interlocutori professionali e che parlano la stessa lingua del cliente. Full Truck Load Road. Il trasporto su strada in tutta Europa, con camion Fercam telonati e a temperatura controllata. Full Truck Load Intermodal. Trasporto su treno con casse mobili di proprietà. Oltre al servizio di qualità inteso come puntualità, affidabilità e sicurezza della merce affidataci dai nostri clienti, Fercam ha da sempre un occhio di riguardo per gli aspetti ambientali. Operando sia nel trasporto intermodale che nel trasporto stradale, con unità di carico e automezzi moderni e di ultima generazione. Anche in questa direzione, la strada percorsa da Fercam porta dritta al futuro. La strategia Fercam è quella di offrire sempre servizi personalizzati. Proprio per questo abbiamo creato le nostre oltre 50 filiali in tutta Europa, per essere sempre vicini con il nostro personale specializzato ai nostri clienti e per capire al meglio le loro esigenze. Full Truck Load. Le idee Fercam viaggiano a pieno carico. In occasione del 50° anniversario della FAI, il nostro Carlo Otto Brambilla ha intervistato in esclusiva per noi il sottosegretario Rocco Girlanda. Sentiamo che cosa ha raccontato ai nostri microfoni. Sottosegretario, sappiamo che turchi, ucraini e russi sono molto forti nel trasporto su gomma, in particolare vediamo camion turchi da tutte le parti, hanno basi operative a Trieste, gli ucraini lo stesso, i russi stanno arrivando. Cosa conta di trattare con loro? Perché impedire ovviamente è il primo obiettivo, però prima o poi bisognerà trattare. Beh, adesso, come detto, la questione delle riserve siamo riusciti a mantenerle, è una questione che prevede l'unanimità e quindi fino a che c'è questo tema e che non vengono cambiate le rules, noi siamo tranquilli. Però è chiaro, non potremmo continuare a dire perché voi non siete Euro 5, compreranno i camion 6, 7, 8, 10, non possiamo
possiamo dire voi non siete all'avanguardia nella sicurezza perché faranno tutti i corsi. Noi dobbiamo veramente cominciare a capire come preservare il territorio italiano, che è il più debole, soprattutto della Turchia, dall'aggressione di chi viene da quel mondo, con soprattutto il costo del lavoro molto diverso dal nostro. Il vero tema è questo su cui dobbiamo intervenire. Dobbiamo preservare questo settore anche intervenendo sulle politiche del lavoro, perché non si può stare in Europa con regole simili dappertutto però con costi diversi, e questo è il primo problema credo che dovremmo affrontare. Ultima domanda e torniamo a bomba, come si dice, al mercato nazionale. Il mercato nazionale vive una situazione molto complessa, molto difficile, le aziende di trasporto chiudono una dopo l'altra. Lei cosa si auspica di qui a 1 o 2 anni? Mi rendo conto che il trasporto può essere uno dei motori per la ripresa. Ma il trasporto è uno dei motori della ripresa, se non altro, e sicuramente, anzi non se non altro, è l'indice di come sta andando la ripresa, perché quando sei abituato a entrare a Roma facendo la salaria, che ci vuole 1 ora e mezza, adesso ci vogliono 10 minuti, è indicativo del fatto che c'è qualcosa che non va, essendo scomparsi diciamo i tir, i camion eccetera. Io credo che la ripresa debba partire da un progetto comune e complessivo dello sviluppo Italia, che preveda soprattutto le infrastrutture. Noi siamo convinti che non sono costi ma sono investimenti per essere pronti per la ripresa. Le infrastrutture sono fondamentali anche per quello che riguarda un buon sistema di servizio al mondo dell'autotrasporto su gomma, e credo che da questo si possa beneficiare. Il grande lavorio delle merci è una cosa importante anche per l'economia di un paese, per questo che ad esempio insistiamo molto su quello che riguarda porti, su quello che riguarda TAV, su quello che riguarda, pur essendo treno, poi comunque c'è la parte ovviamente del trasporto su gomma che è fondamentale e importante, su quale il governo sta prestando la massima attenzione, e i risultati spero che riusciremo a portarli. Mi posso permettere una domanda personale finale? Lei ci ha bruciati in velocità postando le foto di questo convegno su Facebook, ci siamo anche noi, la seguiremo con attenzione. Assolutamente sì, Repubblica, che non è molto a me favorevole, no, per la collocazione politica, assolutamente sarà su tipo di polemica, mi ha definito nella scorsa legislatura il più tra virgolette sveglio tra i deputati che si occupano di nuove tecnologie. È una passione, quindi sono felice di che l'abbiate notato. E noi provvederemo a non farla dormire. Un grazie. E finisco solamente. E il bello e brutto di internet è che non si nasconde nulla. No, infatti non si riesce a nascondere nulla. Un grazie al sottosegretario Girlanda. E con quest'ultimo servizio si chiude anche questa puntata di Trasporto Commerciale. Per noi appuntamento a settimana prossima, sempre qui su Dinamica Channel. Non mancate!